Ciao amici del canale, questa notte mi trovo a Casablanca per assistere alla notte del destino alla moschea Hassan II. La notte del destino per i musulmani è una notte del Ramadan in cui il nostro profeta Mohammed, la pace sia con lui, ricevette da Dio il Corano. La moschea è stata inaugurata nel 1993 con la partecipazione economica e finanziaria di tutto il popolo marocchino, secondo le proprie possibilità, persone che hanno dato anche un dirham, giusto un segno di benevolenza, e mentre altre, le persone più ricche, secondo le proprie capacità, davano il loro contributo. Questo per dire quanto i musulmani hanno voluto questa moschea. La moschea è proprio grande. Pensate che l'interno della moschea è lunga 200 metri per 100 metri di larghezza e un'altezza al tetto di 60 metri. E ha un'altra peculiarità, che è il pavimento, diciamo, d'inverno viene riscaldato per far sì che, siccome si trova nei pressi del mare, attaccata al mare, non si senta quella frigidità quando i fedeli fanno la preghiera a terra. Oltre a questo, un'altra caratteristica di questa moschea è che ha un tetto alto di 60 metri che si apre e si chiude in 3 minuti. Tutto ciò serve per le preghiere estive quando c'è molto caldo e tutto il resto. Non solo, questo tetto è anche costruito tutto in legno, è un legno di cedro che ha la
peculiarità di far passare l'aria in modo naturale. La moschea, diciamo, ha il minareto più alto del mondo. Ai lati del piazzale si vedono degli edifici che comprendono un complesso culturale, una scuola coranica, una biblioteca e un museo.
Rabbana taqabbalna sana tawaffina tawaffina fi zumrati khayrana Rabbana taqabbalna sana tawaffina tawaffina fi zumrati khayrana Allahumma ajna qibatana fil umuri kullih wa ajna fid dunya wa adhabna عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت Thank you.
Ah, dimenticavo una cosa molto importante, di spiegarvi la funzione di questo minareto, che è altissimo, è circa 200 metri. Ha tre funzioni importanti. La prima è che proietta un raggio laser verso la Mecca. Il secondo fa da faro a tutte le navi e il terzo è il più importante, è quello dell'appello alla preghiera di tutti i fedeli, che viene 5 volte al giorno eseguito da una persona umana, non c'è nessuna registrazione. Per raggiungere questa altezza ci si avvale di un ascensore. Tutto quello che state vedendo, diciamo, tutta questa mole di persone, che è veramente tanta, è la fine della preghiera che è avvenuta all'interno della moschea. Saranno 25-30 mila persone, mentre il piazzale, che è di circa 90 mila metri quadrati, può contenere circa 80 mila fedeli, che aggiunti ai 25.000 della sala interna raggiunge circa 105.000 fedeli, in quanto lo spiazzale che avevamo visto prima, siccome io sono arrivato un po' in ritardo, diciamo, non l'ho potuto trovare tutto pieno per come solitamente succede. Queste preghiere, diciamo, della notte del destino dureranno fino all'alba, quindi ci sarà sempre un ricambio di persone che vanno magari a rinfrescarsi o a mangiare qualcosa e ritornano fino all'alba. Cari amici, penso di avervi spiegato per sommi capi cos'è la notte del destino per i musulmani e vi abbraccio con un saluto e ci vediamo al prossimo video, se vuole Dio.